Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è appena terminato l'incontro del gruppo MED5 che si è svolto a Venezia e che è parte di un processo di confronto e di coordinamento che da tempo abbiamo sviluppato come paesi mediterranei dell'Unione Europea più esposti ai flussi migratori. Ci eravamo già confrontati ad Atene e a Malaga e anche oggi abbiamo potuto consolidare la nostra visione strategica sugli elementi essenziali del nuovo sistema europeo di gestione della migrazione. I punti fondamentali sono equilibrio tra responsabilità e solidarietà, relocation come strumento essenziale di solidarietà. L'incontro di oggi ha visto la partecipazione ai nostri lavori della presidenza francese e della prossima presidenza ceca. Ringrazio il ministro dell'Interno che è qui con noi in presenza, mentre il ministro Darmanin era collegato da remoto. In questo formato abbiamo potuto confermare alle due presidenze il nostro supporto ad un approccio graduale, step by step, sul negoziato per il patto europeo su migrazione e asilo. Siamo convinti infatti come Italia, Cipro, Grecia, Malta e Spagna che questo sia il metodo migliore per ricercare soluzioni equilibrate tra la responsabilità e la necessaria solidarietà che gli altri membri sono chiamati a dimostrare. La crisi ucraina ha del resto evidenziato la capacità dell'Europa di essere compatta e di esprimere solidarietà alle persone in fuga dal conflitto e agli Stati membri in prima linea nell'accoglienza. In questo nuovo contesto globale, in cui non è escluso il rischio concreto di una grave crisi alimentare causata dal blocco delle esportazioni di grano dall'Ucraina, l'incontro del gruppo MED5 costituisce un punto di riferimento importante anche in vista del prossimo Consiglio europeo Affari Interni. Questa solidarietà, come abbiamo ribadito oggi, deve essere fondato anche su un adeguato meccanismo di redistribuzione di migranti che dovrà riguardare un numero sufficientemente ampio di paesi, di stati membri, per essere realmente efficace. Si tratta questa di una posizione unitaria dei paesi mediterranei che si affianca alla richiesta di sviluppare l'azione dell'Unione Europea verso i paesi terzi con partenariati per prevenire le partenze e garantire la collaborazione in tema di rimpatri, anche, ripeto, attraverso degli adeguati strumenti, adeguati partenariati con i paesi di origine e di transito dei flussi migratori. L'incontro di oggi conferma l'attenzione delle presidenze francese e ceca nei confronti delle nostre aspettative e ribadisce lo spirito costruttivo dei paesi del Mediterraneo. Siamo fiduciosi che questo approccio venga valorizzato dalla presidenza uscente e da quella entrante, dalle quali ci aspettiamo segnali concreti, in particolare sugli aspetti della solidarietà.
Su questo abbiamo avuto ampie assicurazioni. Voglio darne atto qui, oggi, al termine di questo incontro. Ringrazio ancora una volta tutti i colleghi del gruppo MED5, il ministro dell'interno francese e c'è che abbiamo detto che hanno partecipato, e ringrazio tutti davvero per la partecipazione e soprattutto per l'impegno manifestato. Siamo qui a Venezia, in questa splendida città, certamente aiutato anche una conclusione positiva dei nostri incontri. Il nostro è stato un approccio propositivo perché c'è la volontà di ricerca di un punto di equilibrio necessario in tema di immigrazione e asilo che deve essere condivisa da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Il nostro auspicio è questo. Ripeto, chiudiamo oggi con soddisfazione un incontro che poteva anche non essere facile, però ancora una volta abbiamo dato il segnale di grande unità, di grande condivisione di obiettivi, e il nostro obiettivo è quello che l'immigrazione è un problema strutturale e come tale va condiviso e come tale va gestito con regole che vedano tutti i 27 paesi sulla stessa linea. Grazie ancora.